Sono Marzia, ho 36 anni e sono un'imprenditrice romana. All'attivo ho un marito, 3 figli, 2 negozi, 2 brand di abbigliamento e ho basato tutto il mio lavoro sui social. E queste sono le mie ragazze. Voglio averti accanto perché sai come mi sente, siamo nudi. Mi chiamo Corinne Pino, ho 15 anni e vivo a Roma. Attualmente ho 120.000 follower su Instagram e 350.000 su TikTok. Right, love, drill. Sono Emily Guellini, ho 17 anni, vengo da Roma e adesso su Instagram 160.000 followers e su TikTok 635.000. Mi chiamo Rela Celli, ho 16 anni, attualmente ho 370.000 follower su Instagram e invece su TikTok 1.000.000. Ciao, sono Camilla Caraccia, ho 16 anni, vivo ai Castelli e attualmente ho 145.000 follower su TikTok e 38.000 su Instagram. Loro già hanno una buona base sui social, ma devono esplodere, possono arrivare ancora più in alto. Ci sono cascato di nuovo. Martina Tramontano, 17 anni, vive ai Castelli Romani, attualmente su Instagram ho 50.000 follower e su TikTok ne ho 74.000. Bianca Marchetti, ho 16 anni e abito a Marino, attualmente ho 30.000 follower su Instagram e 90.000 su TikTok. Sono Jersin Capone Gonzalez, ho 16 anni, vivo all'Aquila e adesso ho 68.000 follower su Instagram e 368.000 su TikTok. Sono Benedetta Curtini, ho 16 anni, abito ad Albano Laziale e su TikTok ho 248.000 follower e su Instagram ho 72.000 follower. Possono fare veramente di più, possono essere il volto dei giovani. Allora ragazzi, perché vi ho riunito qui? Perché domani finalmente faremo un altro evento. Presentazione dell'ultima collezione prima delle vacanze. Moto d'acqua e yacht. Quando faccio gli eventi io li faccio alla grande, li faccio super, però sono preoccupata, raga. Sono preoccupata, sono ingestibili. Io sono per principio. Ma non sai che non c'è il comune dei follower? Cosa vuol dire? Scusa. Ci vedo prima io? I follower non sono tutto. Se dovessimo stare un giorno in coppia insieme, ci scontriamo sicuro. Metto col profilo destro. Speriamo che domani ci mettono insieme. Oddio, se mi mettono con Bianca, io me ne torno a casa, te lo dico. Io non le voglio, non voglio stare con loro, mi stanno antipatiche, non mi stanno simpatiche. Basta sgallettare! Domani vi voglio concentrati sul pezzo! Niente telefonini! Voi due, se dovete lavorare insieme, lavorerete insieme. Voi due, spero che abbiamo chiarito. Insomma. Beh, determinate cose non mi vanno giù. Se lei che semplicemente prende il mio tutto. Io. Andiamo a parlare, andiamo. Ma se voi siete sempre le digate, ragazzi. No, abbiamo scritto relazione, scusa un attimo, eh. Al tavolo un macello, quella non gli va da fare niente, quella sta al cellulare. Io capisco i social, capisco la fama, capisco l'adolescenza. Pieno della fase ormonale. Che poi, se dobbiamo dire proprio tutto, ci siamo ribaciate, non dire che è perché non è così, quindi faccio gli esami di coscienza e poi ne riparliamo. Se davvero che una volta ha baciato una bella. Speriamo che domani accendano i motori. Incrociamo le dita, ragazzi, incrociamo le dita. Arrivati qui in spiaggia per fare lo shooting, le ragazze sono cariche, già sono al trucco, al parrucco e quindi tutto procede come deve. Non vedo l'ora di vedere il risultato finale, quindi le foto e tutti i contenuti che creeremo oggi, pazzesco. Per ogni volta queste!
Io direi, salutami Aurora, i tuoi 1,5 milioni di follower, che tanto sulla moto ci sono salita io. Posso fare anche una domanda a Corinne? Ma se ti si scarica la batteria del cellulare, cosa fai? Lo shooting di oggi? Cioè, ma ne vogliamo parlare di quanto ero figa io? Comunque lo shooting è andato bene, sono molto soddisfatta di me, stiamo crescendo, bello. Sì, anch'io, ero veramente bellissima. Ma la smetti di crederci, ma su. Oddio, Aurora, io ti ho rubato il ragazzo, Bianca ti ho rubato la moto d'acqua. Dai, no, non ci credo, no, va, levatemi sto microfono, io non registro più, ve lo dico, basta, regia, gentilmente, eh. Spero che tutti voi vi siate divertite, però ho da farvi anche qualche appunto. Siete ingestibili, ragazze. Troppi litigi tra voi. Passa il telefono, Corinne. Non è possibile che ogni minuto che hai libero lo passi sul cellulare, ok? Detto questo, ci vediamo sicuramente nei prossimi giorni nel quartier generale e parleremo di tutto quello che succederà in futuro. Adesso godiamoci questo tramonto e poi ce ne andremo a casa.